Abbiamo chiesto a tutte le persone, indifferentemente da ieri, che chiediamo cos'è queer, cosa significa queer per loro, dove possono trovare queer. Però tu o ci rispondi a queste domande, o se invece ci vuoi dire qualcosa di più, o è tutte e due le cose, su questa manifestazione. E ieri comunque mi ha accennato delle cose molto interessanti e ho detto ma... Quindi non so... Queer, che cos'è? Non so, non è una vera intervista perché ti sto dicendo parla tu. Ti dico però... per me che cos'è queer, che cosa significa concretamente. Per me queer è stata, diciamo, una scelta e un impegno culturale e politico insieme. Essendo un insegnante, ho elaborato questo progetto che si chiama Prospettiva Queer, che coinvolge sia il mondo della scuola che il mondo dell'università. Quest'anno abbiamo messo su con Francesca Traina, che è la preside del Maria Adelaide, l'educandato statale di Palermo, una rete con 8 scuole diverse, dalle direzioni didattiche alle scuole superiori, istituti tecnici, ma anche licei classici, scientifici, eccetera. E poi abbiamo formato 50 docenti sulle tematiche GLBT. Però pensare che queer sia solo questo, cioè che sia legato alla sfera, diciamo, della sessualità, punto e basta, secondo me è riduttivo, perché è proprio, appunto, come il progetto, come il nome del progetto, Prospettiva, è un taglio diverso sulle cose. Quindi per me queer, per rispondere così, significa proprio sconfinamento, cioè andare al di là di quello che è ovvio, comune, e cercare, appunto, una prospettiva diversa, un'angolazione diversa, nuova, sulle cose. Poi abbiamo fatto anche un ciclo seminariale con 80 studenti dell'Ateneo Palermitano di varie facoltà di Palermo. Abbiamo finito l'altro giorno, il giorno prima che incominciasse il festival, per cui noi siamo, appunto, un festival permanente che utilizza come mezzo principe di diffusione della cultura LGBT il cinema. Infatti anche il corso di formazione, il ciclo seminariale per gli universitari, cioè il film come l'elemento predominante, e su quello poi, appunto, si discute, si parla, ci si confronta.